E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con il Valanga, mitragliatrice che hanno aggiunto con l'evento dell'Aurora e di cui adesso andremo subito a vedere i perk. Però prima voglio fare un attimo una cosa, proviamo un attimo a fare così. Ok, così va meglio, allora, è un piccolo esperimento questo, infatti sono un attimo in situazioni precarie, devo ancora sistemare bene il tutto, decidere come mettermi, vedere se effettivamente mettere questa cosa in tutti i video. Infatti qua, se vedete, c'è un fazzoletto appiccicato sopra il filtro antipop, perché semplicemente se avessi messo questo coso nero ci sarebbe stato tipo una voragine sul mio petto e quindi ho preferito non farlo. Probabilmente adesso mi si sono anche tagliate le braccia perché mi sono mosso, ma comunque andiamo subito a vedere i perk di quest'arma, che ha telaio reattivo, quindi un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente. Due tipi di mirino: oculare SRO 41, che ha una valutazione della minaccia su Ross e zoom esteso, mette in risalto i bersagli nemici e aumenta la gettata. E avamposto SLO 21, che ha un mirino a proiezione su Ross e zoom ridotto, che aumenta la maneggevolezza e leggermente la gettata. Preferisco questo perché comunque non è una mitragliatrice ad alta stabilità, quindi tanto lontano non ci arriva. Due tipi di caricatore: caricatore in lega, si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto, e caricatore leggero, velocità di ricarica aumentate, la velocità di ricarica aumenta e aumenta anche la gittata. Conviene mettere questo perché tanto alla fine non ci capita chissà quanto di caricare quando il caricatore è vuoto. Sotto pressione, quindi aumenta la stabilità e precisione al diminuire delle munizioni del caricatore, è molto utile. E estrazione in cellula, quest'arma può essere estratta con una velocità notevole, che ho droppato su tutte le versioni di Valanga che ho trovato. Quindi andiamo subito a vedere in partita quello che riusciamo a fare. Ok, andiamo subito a vedere cosa riusciamo a fare. Nel frattempo ne approfitto anche per farvi vedere un attimo il cecchino, se riesco a fare qualcosa, perché purtroppo per farci un video dedicato è un po' tardi. Abbiamo perso un attimino di tempo in questo periodo, ma cerchiamo di ricominciare al meglio. Allora, come al solito, la parte più difficile di ogni video in cui bisogna utilizzare le pesanti e prendere le pesanti. Adesso andiamo subito a vedere. Oddio mio, il rinculo è veramente altissimo. E qui, ciao. Il rinculo è veramente altissimo. Mi ricordavo fosse alto, non così tanto. Probabilmente con il mirino a proiezione questa cosa si fa notare di più. Poi vediamo al massimo se cambierà il mirino. Pesanti prese. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Riproviamo, perché il rinculo è veramente molto molto alto. Ok, ne ho fatti due, non so come. Vediamo se riesco a farmi anche il terzo. Che cavolo, minchia, in due, sempre in due. Allora, non mi trovo molto bene con questo mirino. Devo provare a utilizzare l'altro. In realtà questa precisamente Valanga non l'ho mai utilizzata. Avevo provato con l'altra versione che avevo portato sul cacciatore. Tra l'altro ne ho approfittato anche per giocare con la collisione fulminea, che è una classe che non ho mai utilizzato in crogiolo. Ecco, ci siamo tagliati col cecchino. Che è una classe, dicevo, che non ho mai utilizzato in crogiolo praticamente. La sto utilizzando nell'ultimo tempo e devo dire che è abbastanza particolare. Ok, proviamo invece con quest'altro mirino, che dovrebbe essere un attimino più stabile. Qui sono troppo lontane, proprio troppo. Ok, sì, decisamente meglio con quest'altro mirino. Che cosa ho fatto? Aiuto. Minchia, buono, ok, decisamente meglio questo mirino. Il rinculo si fa sentire un po' meno dalle lunghe distanze, insomma, è quello che è. Però, vabbè, ci sta comunque. Cioè, avremmo potuto uccidere in realtà molto più velocemente con molti meno colpi. Tipo con 15 colpi questo avrebbe potuto benissimo fare. Il rinculo, diciamo, che ci fa sprecare un po' di colpi. Va a prendere le pesanti? No, non va a prendere le pesanti. Ma io ho avuto una partita molto molto fortunata. Nessuno doveva prendere le pesanti. Ah, qua ho tirato una smirata paurosissima. No, però ci sta, ragazzi, come mitragliatrice. Alla fine basta prendere un attimo di maneggevolezza con questo rinculo, che non è per niente facile da controllare. È veramente molto molto alto rispetto, per esempio, a quello di una terza di martello. No, mi stavo per fare una cosa molto carina. Un'altra volta le pesanti. Ok, questa l'ho decisamente smirata. Ragazzi, il problema è questo rinculo, che non è molto molto comodo. Forse dovrei provare a mirare al petto, perché è veramente molto molto alto come rinculo e difficile da controllare.
Quindi non si riesce a mettere facilmente colpi in testa e quindi rischia di diventare alla fine un automatico perché... Porca miseria, sto scudo. Rischia di diventare un automatico perché alla fine fa 30 al corpo, quindi vero, un automatico più forte perché un automatico 450 dovrebbe fare, se non sbaglio, 25-26 in testa. Però comunque rischia di diventare un'arma meno forte di una pesante. No... Ecco, per esempio contro un testa di martello che mi ha veramente sciolto. È vero che avevo anche il danno della granata, però mi ha fatto molto molto male. Qui abbiamo perso e andiamo subito a vedere un attimo la seconda partita. Cosa riusciamo a fare? Se riusciamo a prendere le pesanti come in questa, penso che due partite bastino. Comunque andiamo subito a vedere la seconda partita. Ok, pesanti presa anche stavolta, allora. Ah, e se non muoio prima... Ok, qui l'ho rischiata tanto, eh. Da vicino conviene non mirare con questo mirino, soprattutto perché non si riesce a mettere chissà che colpi. Vabbè, qua erano in 8. Comunque appunto ho realizzato, diciamo che questo, il problema maggiore di questa mitragliatrice è il rinculo. E il problema è che non si riesce nemmeno a magari, che ne so, stabilire con un perk come per esempio sotto pressione che ho io. Perché, ma vabbè, in realtà sotto pressione è meglio di momento a zen, perché effettivamente i colpi... Questo chi ha sparato al muro, vabbè. I colpi nel caricatore diminuiscono e quindi il rinculo diminuisce al diminuire dei colpi. Ho detto diminuire tantissime volte. Rispetto a un perk come per esempio un momento zen in cui i colpi diminuiscono all'aumentare del tempo di sparo, questo è decisamente più utile. E quanti siete qua? Corri, 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 ok. Vedete il rinculo, soprattutto se siamo in area, minchia, è quasi ingiocabile. C'ho tre colpi, inutile che li uso. Il problema, ragazzi, è semplicemente il rinculo, perché veramente è molto molto alto. Ovviamente io la valuto peggiore rispetto a una testa di martello, che, dicevo, è la mitragliatrice per eccellenza, nonché praticamente l'unica, oltre a questa, delle leggendarie. Quindi diciamo che il termine di paragone per ora è quello. Prima era il signore del tuono, adesso è quello. Restano solo 5 minuti. Oh, come mi rubo tutte le pesanti. Aiaiaia. Ecco, vediamo se quanto una super. Per esempio, io qua adesso ho 10 colpi. E comunque il rinculo è alto. È molto, molto alto. Pur avendo sotto pressione che mi diminuisce il rinculo al diminuire dei colpi nel caricatore, il rinculo rimane alto e purtroppo non si riescono a mettere colpi in testa. È questa l'unica pecca, secondo me, perché alla fine per il resto è identica spiccicata alla testa di martello, perché porca miseria, perché ha lo stesso impatto e la stessa cadenza, quindi quello è. Ok, anche questa partita abbiamo perso. Penso che ne farà una terza. E niente, andiamo subito a vedere cosa riusciamo a fare e dare un giudizio definitivo all'arma. Ok, pesanti. Proviamo adesso a mirare al petto. Vediamo. Niente, questo ce l'ha rubato. Cioè, gliela stavo per rubare, ma vabbè. Oh, paura, mannaggia la morte. Beh, sì, mirando al petto si mettono a segno più colpi in testa, eh? Per quanto pochi siano, si mettono comunque a segno più colpi in testa. Comunque immaginate che il massimo di colpi in testa da mettere è 5. Fortuna. Quindi con 5 colpi teoricamente uccidiamo e mi sta suonando la sveglia. Sto morendo. Sì, doppietta l'ho fatta io. Dicevo, il massimo di colpi in testa che possiamo mettere è 5. Quindi comunque il time to kill possibile è abbastanza basso. Tranne se hai un fan di onde dietro e una distorsione pure. E niente, ciao distorsione. Il time to kill possibile è abbastanza basso. Il problema appunto è questo rinculo. E bisognerebbe cercare di trovare un modo per controllare questo rinculo. Se ragazzi voi avete trovato, ditemelo. Ecco, lui per esempio non l'ha trovato.
Se si riuscissero a mettere tutti i colpi in testa sarebbe molto molto più facile. In realtà il rinculo rispetto a... Ora che ci penso, rispetto al rinculo della testa di martello è semplicemente più verticale. Nel senso che il rinculo della testa di martello è più basso, perché è effettivamente più basso. Porca miseria, quanto gente c'è qua, eh? Però è anche un rinculo diverso, è un rinculo laterale. Che quindi magari può dare fastidio di meno come di più in realtà, dipende da come siete abituati. Ok, prendiamo rapido. Ok. Altro? No! Come ho fatto a rimanere così one shot? Mannaggia. Ah, tra l'altro ho conto Axe Alchemist, ragazzi, che è un iscritto, quindi lo saluto. Ciao, Axe. E comunque, boh, l'avete vista l'arma in realtà? Non è nulla di che. Sicuramente non è tra le migliori mitragliatrici, come probabilmente ne è tra le peggiori. Ho tirato una cappocciata fortissima. Okay, vediamo se riusciamo a prendere le ultime pesanti della partita. Se questo non ce le ruba. Grazie, tipo. Gentilissimo. Ok, vediamo un po'. Ultime pesanti che decideranno la sorte di questa mitragliatrice. Qui ho messo abbastanza colpi in testa, ma non abbastanza. Tu sei troppo lontano, nemmeno ti sparo. Beh, sicuramente è più facile da utilizzare dalle medio-corte distanze, considerando questo suo rinculo. Perché i colpi che vanno a segno sono decisamente di più. Minchia, questo mi ha proprio fatto malissimo. Cioè, i colpi che vanno a segno sono effettivamente di più, perché abbiamo un range più piccolo. Dalle cortissime distanze, invece, la maneggevolezza bassa si fa sentire. Comunque, questa volta abbiamo vinto. E io direi che possiamo anche concludere qui. Ok, quindi ragazzi, questa era l'arma, la valanga, probabilmente non una delle migliori mitragliatrici, anche se per il momento sono due nel gioco, quindi diciamo che il termine di paragone è abbastanza basso. Comunque, tra questa e quell'altra e la testa di martello, preferisco decisamente la testa di martello. Pur avendo un perk che comunque rende più facile questo suo alto rinculo da controllare, rimane comunque un ostacolo abbastanza grande dalle medio-lunghe distanze. Per le medie corte invece riusciamo a fare qualcosa di abbastanza buono, per le cortissime purtroppo la maneggevolezza bassa ci ostacola veramente tanto. Quindi anche rispetto a questo esperimento, che non muovo perché ho paura che caschi tutto, ditemi un po' se vi piace questo nuovo tipo di webcam, se riuscirò a metterla per bene. E detto questo direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima Steelujang su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul. E la tua luce.